una parte specifica professionalmente importante, la mobile ha dato un eccellente contributo, come sempre, ma è specifico e professionale per uno dei soggetti e soltanto per quello, quindi è soprattutto merito della Ticos, che ha ricevuto una, a suo tempo questa cosa nasce da una delega ricevuta dalla procura ordinaria, parlo, alla Ticos, correggimi se sbaglio, perché tu conosci Sì, certamente più di me la vicenda, confermo. che riguardava le cooperative, sì, la gestione complessiva delle cooperative, quindi da quello nasce. E non ha nulla a che vedere con la certificazione antimafia, lo dico fino a quando non mi stanco, perché non c'entra niente, assolutamente. È diventato un giochino È sta la cosa. prima cosa oggi che ho pensato, Ma non ha nulla a che sì. vedere, perché dovrebbe? Quello è un foglio di carta, tutto sto casino per un foglio di carta, tutto sommato. Sarebbe altro che relazione oltre. Qua sì, qua la procura nel comunicato, io magari vi dirò qualcosa in più se volete, contesta il GIP, il falso ideologico, che ne ho reato da poco, la corruzione, che non è proprio simpatica, e l'estorsione. Non è in una richiesta un foglio di carta che si evidenziano questi reati, assolutamente. Tutto riguarda la gestione di queste cooperative, giusto per leggere un pezzettino. Ne leggo un pezzettino, contesta il 416 bis e dico qualcuno dei. Parlo soltanto delle persone che sono state arrestate, non di quelle che non sono state, perché la richiesta della procura è più ampia rispetto a quello che il GIP ha determinato. Gli altri saranno rinviati a giudizio e ci sarà quindi un processo anche a carico di altre persone. La differenza sta nel fatto che alcuni sono in stato d'arresto e altri in stato di libertà, poi non c'è nessun'altra differenza processuale. Contesta perché si associavano il 416 tra di loro e con altri presidenti delle cooperative, i nomi li ometto, rivestendo, e parlo di due che sono stati arrestati, il Rango e il Trini, il ruolo di promotori e organizzatori, anche nella veste di gestori di fatto, il primo della cooperativa San Francesco e l'altro della cooperativa Nuovo Giacomo 2000, al fine di commettere una serie indefinita, dice indefinita quindi, devo staccare questo coso, indefinita di delitti di falso in atto pubblico, truffa in danno del comune, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e in particolare mediante la sistematica contabilizzazione da parte del rappresentante della cooperativa di lavori in realtà mai eseguiti oppure in maniera inferiore a quelli predetti, mediante l'attestazione che riceveva in cambio, parlo di un funzionario del comune e non di quel nome, in cambio di denaro e altre autorità, dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori, mediante la predisposizione della documentazione messa in riva alla successiva liquidazione, chiaramente falsa. Ora, poi ci sono l'estorsione che riguarda l'atteggiamento che alcuni delle cooperative hanno tenuto in questo lungo periodo che avete vissuto, penso come giornalisti sotto il comune, all'interno, minacce a funzionari, anche pesante. Considerate che in questa cosa c'è moltissima attività tecnica. E parlo quindi di intercettazioni telefoniche ambientali. Cioè, ognuno potrà dire, ma io c'è la sua voce registrata e le minacce che ha fatto. Ma insomma, difficoltà. A meno che noi non ci siamo inventati queste conversazioni, mi pare poco probabile, c'è ben poco da scappare. Ce ne sono decine di queste cose, poi magari la stampa viene catturata da alcune espressioni particolarmente significative. Un signore, per esempio, dice in maniera chiara e inequivocabile che qua la mafia è lui, giustamente, minacciando il sindaco, lasciando perdere le minacce nei confronti del responsabile, la signora che si occupa delle cooperative, che ce ne sono decine, le conversazioni che riguardano gli stessi arrestati nei loro cellulari. È chiaro che ci sono moltissime cose, qualcosa anche brutta e imbarazzante, devo essere sincero. Nel senso che c'è qualche conversazione che lascia molto molto perplessi, perché un assessore, non sto a fare il nome, riferisce a uno dei coimputati di non parlare al telefono e di non andare in un certo posto perché sa che c'è il telefono sotto ascolto all'ambientale. Cioè, non è proprio bellissimo, non è uno spaccato edificante di quello che succede nella città, evidentemente.
e non ha nulla a che vedere con le certificazioni di mafia, perché non mi pare. Se poi vogliamo giocare e necessariamente trasformare questa cosa in un certificato, potete farlo benissimo. Però forse che la città gli diciamo la verità per una volta? Ci vogliamo provare? Gli apriamo gli occhi a chi paga le tasse, a chi legge il giornale, a chi ha diritto di sapere che forse qualche cosa, che non tutto proprio funziona in questa città. C'è tanta gente per bene, che lavora, che si impegna, ma c'è qualcuno che la regola non li rispetta e vogliamo evidenziarlo in maniera senza crearci alibi, senza nasconderci. Ecco, lo scopo credo che su questa cosa la Procura, utilizzando la nostra professionalità, ha fatto chiarezza su una cosa che da tanto tempo esiste, le cooperative. C'è tanta gente che lavora, che è in difficoltà, che giustamente è stata assunta perché aveva dei problemi, e tutto questo ci sta. C'è qualcuno che le regole non le ha rispettate. L'indagine riguarda e la denuncia soltanto chi le regole non le ha rispettate. La maggior parte è gente che era in difficoltà, ha avuto dei problemi, il comune, l'amministrazione comunale lo ha aiutato, ci sta. Ma anche il comune, a suo tempo, o quello che era, avrebbe dovuto rispettare certe regole che sono state violate. Perché io posso lavorare in una cooperativa, ma devo venire alle 8, andarmene alle 2, fare quel tipo di lavoro, non posso andare a passeggiare e vendere frutta in un altro posto, perché non è molto corretto, non lo è neanche per me, non lo è neanche per voi. Quindi qua l'indagine riguarda tutta quella gente che non ha rispettato la regola, che ha truffato lo Stato, che ha preso soldi ingiustamente dalle casse comunali, riguarda quei signori che all'interno del comune hanno messo i controlli che invece doverosamente avrebbero dovuto fare. Tutto il resto non c'entra nulla, è gente per bene ed è la maggior parte che la mattina si alza alle 8 e va a lavorare ed ha il mio e il vostro rispetto, immagino, il rispetto di tutta la comunità. Non è di loro che stiamo parlando, ma di una ristretta cerchia di persone che ha violato di tutto, minacciando in maniera arrogante, ritenendo non so che cosa. Quanti sono gli indagati? I legati sono 6, sbaglio? Sì, no. Dillo, non ho problemi di... Sì. Assolutamente. Sì. E saranno tutti e 6, sono oggetto di processo, non è quello il punto. È una fetta dell'inchiesta, è chiaro che questa cosa non è finita qua. Cioè, ci sono dei dipendenti comunali? Sì, certo, sono dipendenti comunali, sì. Sì, sì, certo. Come? Che hanno messo i controlli? Due. Due. Gente che ha omesso il controllo, che dall'attività investigativa emerge. Ma poi tutto sommato, fra l'altro c'è stato anche un perito che ha aiutato la Procura e noi nella gestione della montagna di carte che abbiamo sequestrato. Perché chiaramente tutte le ricevute di pagamento è stato sequestrato la Polizia di Stato e dal controllo emerge, insomma, tramite anche un perito. Sono le prime pagine dell'ordinanza su queste cose e sono messe in maniera chiara e inequivocabile. Potrete leggerlo sto pezzettino? Qua dice la Procura attestando falsamente l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori da parte di questo signore del Comune, producendo un danno erariale notevolissimo, corrispondendo indebitamente a vantaggio di queste imprese somme di denaro che non gli spettavano. Ma tutto questo è documentato perché le fatture sono state confiscate, mi pare non ci sono dubbi e quindi il problema non si pone. Interventi straordinari per recupero ecologico ambientale di Viale Mancini, se uno se ne va a vedere 7.000, 10.000, 7.000 euro, sì, ma a chi, come, perché? E sono veramente centinaia queste fatture. È come se a me adesso... Come? Sono vere. Sono vere, cioè rientrano in questa cosa. Sono vere, sì, sì, più minacce. E non solo al sindaco, dico. No, non solo al sindaco, sì. Sì, sì, sono vere. Abbiamo avuto contatti col sindaco, abbiamo capito che era molto preoccupato a un certo punto di questa situazione. Io non so se sia preoccupato. Per però... Che ci sono state le minacce, sì. Cosa lui possa avere percepito alle minacce, non sono in grado di dirglielo, non è mi metto nella testa del sindaco. Che su questa cosa andasse fatta chiarezza non ho alcun dubbio. Fra l'altro mi pare che come voce di popolo che qualcosa non andasse proprio perfettamente all'interno delle cooperative mi pare che sia abbastanza notorio, solo dico soprattutto a Cosentini. Questo piccolo segmento, perché chiaramente non risolverà tutti i problemi, sì, farà chiarezza. La certificazione antimafia aiuterà a evitare che episodi del genere si verificheranno. È quello lo scopo.
e non ha nulla veramente a che vedere con questa vicenda. Su questo non ci sono dubbi. Poi le ripeto, ci sono situazioni che possono attirare l'attenzione della stampa, ma voglio evitare di leggere il pezzettino. Ripeto, uno di questi signori che dice che lui rappresenta la mafia a Cosenza, mi pare eccessivo, minacciando chiaramente. Non è... Vediamo, vi dico cosa dice testualmente, che è bellissima sta cosa, è fantastica. Ora l'ordinanza non ha le pagine, quindi uno deve andare... Qua è. Lo sai che gli ho detto al sindaco, parla con un altro conto di detenuto. Forse non hai capito, gli ho tirato due pugni sul tavolo, perché lui giustamente, beh, è nato lui. E gli ho detto, forse non hai capito niente, la mafia sono io a Cosenza. Tutte queste minacce, questi atteggiamenti hanno indotto la procura, perché di questo si tratta, a contestare il reato di estorsione. Il PM, ed è doveroso che lo sappiate, a parte il procuratore Granieri e l'aggiunto e il dottore Antonello Tridico, credo che lo sappiate già, però giusto per... Il GP io non ho guardato, però glielo dico subito. Cristofano, Livio A. Cristofano. Che poi ha fatto tutto abbastanza velocemente, evidentemente, perché non è passato moltissimo. Quando sono partite le indagini? Da quando la procura ha fatto la richiesta, non è passato molto tempo. Questa è una situazione complessa, ha dovuto analizzare centinaia di questi atti sequestrati, migliaia di verbali di trascrizione di telefonate. Non è proprio banale. Poi lui, insomma, anche perché siccome c'è gente che... Ah, una cosa, un dettaglio che là non c'è scritto, giusto per essere onesti. Plateroti non è andato in carcere agli arresti domiciliari. Prendetene atto, non voglio dare un'informazione sbagliata. Ora, una dichiarazione, anche se banale, io la farei, ed è l'unica cosa che mi sento di dire per non entrare. Cioè, io, a parte che come poliziotto sono tenuto, come uomo dello Stato, a fare chiarezza su queste cose, ma un grazie particolare questa volta non è alla Polizia di Stato, ai miei collaboratori, ai colleghi più che collaboratori, perché questo sono, che sono stati come sempre eccezionalmente bravi, ma a tutti quelli che hanno cercato di fare chiarezza su questa vicenda. Evidentemente va il mio grazie come cittadino, oltre che come poliziotto. Ed è un grazie sentito, chiaramente la procura lo fa come lo faccio io, per mestiere, ed è facile, molto facile. Il prefetto lo fa per mestiere, è facile. C'è gente che non lo fa di mestiere, ma che invece, chiaramente, inequivocabilmente, ha pensato di fare chiarezza su una pagina sporca della città di Cosenza. Il mio grazie va a loro.